Ciao amici, bentornati in un'altra puntata della Reazione dall'Americano. Io sono l'americano, mi chiamo Franco, o sono italo-canadese. Anyways, oggi faremo un'altra canzone del grandissimo Francesco Guccini. Io sono andato al sito, alla pagina del grande Francesco, e ho visto un live video, tutte le altre erano, come si chiamano? Solo l'audio, solo se sentiva, c'era niente da vedere. Io lo volevo vedere, ho visto era un live, e live sempre piace. So vediamo che tratta, facciamo un review. La canzone qui si chiama La canzone di notte. Fammi prendere il testo, dato che. And I'm sure che non la capisco. Canzone di notte. Ma non importa. Alright, ce l'abbiamo qui. Canzone di notte. Oh, sorry, questa è canzone di notte numero 2. C'è un parte 1. Fammelo sapere. C'è un numero 1, numero 2, 3, 4. Fammi sapere, amici. Alright, io sono pronto. La sentiamo insieme. Canzone di notte numero 2, Francesco Guccini. Live. Mi sento come che sto a un concerto di Neil Young, oppure Eddie Vedder quando canta solo. I don't know se mai avete l'opportunità di vedere Eddie Vedder solo, ma c'ha quella energia, è qualcosa molto speciale. Wow, sta piacendo molto. Io ho il testo qui, perfino a questo momento, non sono sicurissimo di che sta parlando, ma lo vediamo in tempo, maybe lo capirò un po' meglio. Ritorniamo alla canzone di Francesco Guccini, canzone di notte numero 2. Yeah.
sono parole forti, sto guardando qui al testo. Io andato un po' avanti, sto leggendo, che è vero, io non sto sentendo le parole bene. L'audio è molto povero, sono sorpreso che questo è sul suo canale. Scusa, dove era il testo qui? Più alla fine. O forse non è qui il problema e ognuno vive dentro ai suoi egoismi, vestiti di sofismi, e ognuno costruisce il suo sistema di piccoli rancori irrazionali, di cosmi personali, scordando che poi infine tutti avremo 2 metri di terreno. Questa era la parte. Un'altra volta è notte e suono. Non so nemmeno io per che motivo, forse perché sono vivo, o forse per sentirmi meno solo, o forse perché a notte vivono strani fantasmi e sogni vani che danno quell'ipocondria ben nota. Poi la bottiglia è vuota. You know what? Aspetta. Che qui sta a parlare del sistema, della rabbia, però allo stesso tempo pure dice, finiamo morti, tutti abbiamo 2 metri di terreno quando finiamo, well, se non ci bruciamo, è vero, verissimo detto. Qui c'era la parte, ok, l'ho trovato. Scusa. Però non siate preoccupati, noi siamo gente che finisce male, galera o ospedale, gli anarchici li hanno sempre bastonati. E il libertario è sempre controllato dal clero, dallo Stato. Non scampa fra chi veste da parata, chi veste una risata. Sta forse parlando di come stavo a dire prima. I don't know. Questo è un po' avanzato per me. Io lo capisco che è un po' più avanti per me, ma ehi, chi se ne importa? Ok, finiamo la canzone. Si sente che tutti gli spettatori sanno le parole, cantano insieme. Scorrando il confine tuyo.
Prego. Wow, yeah, lui è un grande artista, uno dei, si capisce, uno dei importanti artisti o cantatori dell'Italia. Peccato che Lorio non era più meglio, ma si sente, c'è quella cosa nella voce e c'è una passione che si deve volere bene. Grazie amici, ci sentiamo prestissimo. Oh, questo video è un po' lungo. Iscrivetevi, clicca piace. Ciao.